Alla 60ª edizione del TTG Travel Experience di Rimini, anche quest'anno l'Abruzzo ha portato la sua ricca offerta turistica, fatta di natura incontaminata, parchi meravigliosi e una moltitudine di beni artistici, storici e archeologici. Nella città romagnola, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo su scala mondiale ha richiamato curiosi e addetti ai lavori, che dall'11 al 13 ottobre 2023 hanno potuto incrociare domanda e offerta dei partecipanti. Anche quest'anno la Regione Abruzzo ha presenziato il TTG Travel Experience in collaborazione con le Camere di Commercio abruzzesi, Gran Sasso Teramo L'Aquila e Chieti Pescara, con uno stand espositivo di 200 metri quadrati, in cui 25 operatori hanno avuto la possibilità di chiudere contratti con i maggiori tour operator nazionali e internazionali. Lo spazio dedicato all'Abruzzo è stato visitato anche dal ministro del turismo, Daniela Santanchè, un passaggio obbligato nella casa dell'assessore e coordinatore nazionale della Commissione Turismo, Daniele Damario, che con il ministro condivide quotidianamente le strategie di politica turistica delle regioni. Sicuramente un bilancio positivo, Regione Abruzzo ha partecipato a 15 fiere nazionali e internazionali e sicuramente i dati che abbiamo da poco reso noti rispetto alle presenze in Abruzzo ci danno ragione. Noi sappiamo che l'Abruzzo è uno scrigno da far conoscere a quante più persone e anche il claim Abruzzo che bella sorpresa è il risultato di quello che dicevano le persone quando venivano per la prima volta in Abruzzo. Avevamo lavorato duramente per promuovere l'Abruzzo e quindi un più 9,2% dal 1 gennaio al 31 agosto di presenza in Abruzzo sicuramente ci fa capire che è questa la strada da percorrere e la strada giusta. Abbiamo fatto anche un focus rispetto ai tre mesi estivi, quindi dal 1 giugno al 31 agosto, anche qui abbiamo un più 6,15% che ci fanno capire che l'Abruzzo è sempre più attrattivo da un punto di vista turistico e che la strada che stiamo percorrendo per promuovere l'Abruzzo è la strada giusta. Ritengo che l'Abruzzo abbia ancora ampi margini di miglioramento rispetto alle presenze turistiche. Noi istituzioni possiamo promuovere un territorio, ma poi la palla passa agli operatori che devono coccolare il turista e rendere indimenticabile il soggiorno in Abruzzo. Ci stiamo orientando sempre più verso la promozione anche attraverso passaggi televisivi importanti, ovviamente non dimenticherei la grande partenza del Giro d'Italia dell'anno scorso che ha dato un impulso ai primi mesi del 2023, all'accordo col Napoli Calcio che proseguirà anche per l'anno prossimo, che sicuramente hanno reso l'Abruzzo più visibile.